Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Giulia Makeup. Oggi vi farò il video, non mi trucco con voi, ma i miei top beauty preferiti. Questo video l'ho visto da Selvaggia Bellezza. Ciao, ti saluto. E quindi l'ho voluto rifare. Ho scelto io 10 prodotti, sia make-up che per la cura del viso e diciamo skincare, se si può dire. E questo video mi è sembrato un video carino da fare, quindi spero che piaccia anche a voi. Sì, dietro ci sta la caldaia, integratori, vabbè, qua. Integratori vari, però non fateci caso, sono in cucina e cominciamo a registrare questo video, i top beauty preferiti. Iniziamo da makeup o skincare, io direi da skincare barra cura del viso. Allora, partirei da un piccolo prodottino che ho messo anche stamattina ed è fantastico, questo contorno occhi di Essence. Partiamo con il botto. Questo è un Hydro Hero stick effetto idratante per il contorno occhi. Applica il balsamo sulla pelle pulita al mattino prima del trucco o come trattamento serale. Questo qua lo amo, è rosa e azzurro la confezione e dentro è così, è fresco e io l'ho messo sotto agli occhi stamattina e mi ha rinfrescato tanto il viso. Quindi promosso, cioè è un prodotto che secondo me vale la pena di avere, costa pochissimo ovviamente e ve lo consiglio, quindi questo è il primo prodotto per la cura del viso che mi è piaciuto, quindi promosso e vi consiglio. Ok, quindi primo prodotto. Ve l'ho mostrato, passiamo al secondo. Io direi che è una scoperta questa crema viso bio, è dell'Euroskin, amo essere eco, della Fior di Magnolia. Questa l'avevo comprata tanto tempo fa, non l'avevo usata perché ho finito prima le creme viso vecchie che avevo già cominciato. E questa la sto usando adesso perché ho finito le altre. Devo dire che non mi dispiace, sinceramente. Allora vi faccio vedere il packaging. Eccola qua. Crema viso, idratazione intensiva con estratto di magnolia, salice e rosa Damascena, non so che significa, non so se si pronuncia così, se si legge così. Comunque questa è veramente top, quindi la metto tra i preferiti per la cura del viso. Questa qua, certo, è poche volte che la provo, però non mi fa irritazione perché io sono molto sensibile alle cose sulla pelle, insomma, e quindi per ora promossa. Questa qua, amo essere eco dell'Euroskin, pagata pochissimo, una scemenza. Quindi questa è la crema viso che ho e che metto ogni mattina insieme al contorno occhi, quindi questi sono i primi due. Poi
Partiamo con l'acqua micellare, cioè lo struccante di Kiko, quello waterproof. Questa mi è piaciuta tantissimo, infatti questa la sto per finire e l'ho ricomprata un'altra. Qui è rosa e qui è bianco. E se la agitate diventa così. Pure Clean Micellar Waterproof Makeup Remover. Questa mi strucca anche dei rossetti che non vanno via sulle labbra, quindi è proprio, cioè è bellissima, non ci sono parole. Cioè, vedete da come l'ho usata e l'ho ricomprata, quindi straconsigliata quest'acqua micellare waterproof, che dopo mi strucca un prodotto che vi farò vedere più avanti, e solo questa mi strucca quel prodotto. Avete capito, spero. Mi impappino. Ok. Quindi, contorno occhi, crema viso, acqua micellare e il quarto, sì, prodotto, ovviamente non potevano non mancare i dischetti struccanti, questi qua della Sien. Questi sono del Lidl, sono i migliori secondo me, uno dei migliori, cioè, non mi fanno irritazione, sono morbidi e infatti qua c'è scritto Lidl, questi qua promossi, e perché avevo preso quest'estate dei dischetti struccanti, ma erano talmente duri. Talmente, cioè, qua duri che mi hanno fatto tutta irritazione, quindi ho scoperto questi e questi qua li comprerò sempre, quindi ve li straconsiglio, morbidi e senza pelucchi, 100% cotone. Quindi anche questi top, insieme all'acqua micellare Kiko. Ok, la parte, diciamo, skincare barra cura per il viso è finita. Sì, stavo contando, sono 4. E ho scelto 4 prodotti. Questo è un prodotto perché vi ho fatto vedere quello che sto per finire, 4 prodotti per la cura per il viso, quindi questi qua. Non so se li avete mai provati, ve li straconsiglio, se non li avete provati mi raccomando andate a prenderli. E, questa è l'Eurospin, questa è l'OVS, oppure da Tigotà, e questo a Lidl. Ok, ora passiamo ai top beauty makeup preferiti. Ok, allora partiamo da questa palette che ve l'ho detto anche in altri video, questa qua che mi ero portata. Ci sono rumori di buste qua in cucina, vabbè. Questa qua è una mini palette di Kiko, vecchia ovviamente, però mi è piaciuta tantissimo. E queste a alcune di voi mi ricordo che non erano piaciute particolarmente, però a me questa qui, soprattutto la 02 Rose Alchemy, che
dire, voto 10 questa. Se la trovate in saldo magari oppure sul sito, la 02 Rose Alchemy, prendetela, perché è scriventissima. Cioè, guardate, vi faccio vedere. Queste sono le colorazioni. Queste le ho scavate tantissimo. L'ho usata tantissimo in vacanza, quando ero andata in Trentino. Questo colore qua, lillino, è scrivente proprio al 100%. E quindi, cioè, questa qui è la mia palette del cuore. Quindi top. Questo è il primo prodotto beauty preferito, makeup. Quindi se la trovate in saldo, in negozio, in store oppure online, prendetela, mi raccomando. La 02, ci conto che la dovete provare veramente e poi ve ne innamorerete. Quindi questo. Poi un'altra palette che mi ha colpito e non pensavo è questa qua nuova. Ovviamente la dovrò provare e riprovare, però questa nuova, la 01, scusate ogni tanto mi si abbassa la voce, la 01 Valentine Wish, questa qua della Stellar Love, collezione San Valentino. Questa qua mi è piaciuta tantissimo, anche il look ci avevo fatto sullo scorso video, andatelo a vedere e commentatelo. Avevo detto in quel video, infatti, questa palette, ora vi faccio vedere le colorazioni, che era un po' polverosa, infatti si vede dalle cialde, però è sfumabile al 100%, si fa un trucco in pochi minuti. E avevo detto anche che per chi è alle prime armi, questa qua fa per voi, perché si sfumano da Dio. Poi questo malva, questo marrone oro, devo provare ancora il bordeaux, color panna e basta. Questi due. Devo provare questi due. Cioè, questa qua l'ho messa tra i prodotti makeup top preferiti beauty. E il pack è tutto blu, glitterato, però i glitter sono ricoperti, penso, da una pellicola, non sono in rilievo, quindi io non amo i glitter che sono in rilievo e si sentono, non mi piace. Invece questa è bellissima, è shadow palette, questa qui è la 01. Poi proveremo in un altro video anche la 02, perché l'ho presa anche l'altra nei toni del blu. Scusate. Questo è il pack secondario, che dire, a me piace. Poi ovviamente i pareri sono soggettivi, perché dipende da persona a persona, però a me questa personalmente mi piace e quindi l'ho inserita in questo video. Quindi ho inserito due palette Kiko. E per me sono promossissime, quindi se le trovate, prendetele. Questa ovviamente in saldo e questa è la collezione nuova. Poi passiamo a un prodotto per sempre gli occhi, ma non è palette, è questo matitone. Questo matitone l'ho provato con voi in un video, che tra l'altro è piaciuto tanto quel video, quindi vi ringrazio, vi mando un bacio per ringraziarvi. Questo matitone mi ha rapito,
anche nel video dove lo provavamo insieme sono rimasta scioccata. Quindi questo è lo 01, è quello sul blu elettrico e l'argento. Quindi questa è la matita blu scuro. Vabbè, avete visto il video, penso. E questo è l'ombretto eyeshadow argento. Quindi questo matitone è il top. L'ho preso anche un altro, o altri due, non mi ricordo, però un altro sicuro. Sì, un altro, quello marrone e color tortora, mi sembra. Questo matitone è davvero, si stende, che è una morbidezza allucinante. Quindi, top. E dura tutto il giorno. Io, considerate, l'avevo portato da pomeriggio presto fino a dopo cena, perché ero andata al ristorante, vi avevo detto. E quindi questo dura tutto il giorno. Quindi è un top. Prendete questi matitoni 01. Ok, ora ci sono tre prodotti per le labbra. Allora, ho inserito due rossetti e dicevo che questi rossetti me li strucca solamente quest'acqua micellare, perché non vanno via, infatti non li swatcho, se no ho paura che veramente, quando avevo messo questo qua di L'Oreal, ci avevo messo 3 ore a struccarlo sulle labbra, poi ho provato questa e me l'ha struccata subito. Quindi questo qua, L'Oreal, è un color nude, ultra matte liquid lipstick. Questo qua è bellissimo, questo prodotto è veramente formidabile, quindi prendetelo da Ticotà o Acquesapone perché è top. E penso che il numero, ah sì, c'è 820, Praline de Paris. Infatti qua c'è scritto Les Macarons. Questo è veramente top. Vi faccio vedere lo scovolino. Sì, è un po' sporco, però vabbè. Questo qua è lo scovolino un po' storto, però questa tinta labbra è veramente bellissima, spaziale, quindi top. Quest'altra è invece della Maybelline New York, Super Stay Matte, la numero 15, Lover. Cioè, si assomigliano questi due colori, anche questa è nude. Ecco qua, anche questa la strucco soltanto con l'acqua micellare Kiko. Allora, dicevo che queste due tinte labbra sono veramente morbidissime alla stesura e anche dopo, ovviamente, anche se sono matte. Sono entrambe in colore chiaro, nude, una L'Oreal e l'altra è Maybelline New York, la numero 15, Lover. E queste, dicevo, che non si struccano nemmeno se mangi, infatti dovete struccarle con l'acqua micellare Kiko Waterproof. Quindi queste due promosse. E l'ultimo, ma non per importanza, prodotto beauty preferito, è un lip gloss di Kiko. Questo qua io lo amo, cioè, a parte che brilla, che è una meraviglia, cioè. Ma poi, se è il numero, innanzitutto il 27, quelli della linea permanente,
3D Hydra Lip Gloss Lucida Labbra. Allora, vi volevo far vedere i glitter, ma lo swatcho, questo qua, il numero 27, e questo dicevo che è veramente brillante. Se lo mettete sopra al rossetto o tinta labbra, lo applicate sopra, cioè prima mettete questa e poi il lip gloss, verrà un effetto stratosferico veramente, quindi ve lo straconsiglio. Allora, questo è l'applicatore, cioè brilla veramente più del mio futuro, cioè veramente non ho parole. Magari dal video non rende, sembra solo che è lucido, però è bellissimo, vedete? Ecco, così potete capire un po' di più quanto è riflettente e brillante, e sulle labbra quando lo applicate lascia tutti i glitter. Cioè, dal vivo rende di più, però cioè, è veramente stupendo. Quindi questo è l'ultimo prodotto, il numero 27. Spero che si sia visto qualcosa. Ora me lo tolgo. E niente, questi sono i prodotti che ho scelto per questo video, che ho visto, come ho detto all'inizio, da Selvaggia Bellezza. Mi lascia tutti i glitter, guardate. E se lo volete fare questo video, ovviamente fatelo e lo guarderò, tutti voi che lo fate. E spero che i miei top beauty preferiti vi siano piaciuti. Se fatemi sapere nei commenti se voi di queste cose che vi ho mostrato, se avete qualcosa anche voi, scrivetemelo nei commenti. E poi vorrei che mi consigliate anche qualcosa per la skincare beauty. Quindi qua sotto io vi aspetto. E niente, come sempre lasciate like, è gratuito, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commentino sempre se vi va. Niente, io da questo video è tutto, vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!